Ragazzi, oggi vedremo come giocare un teurgo mistico in Dungeons & Dragons quinta edizione. L'idea per questa build l'ho presa da una classe di prestigio dell'edizione 3.5 di D&D, il teurgo mistico appunto. Questi personaggi sono incantatori che si trovano sulla linea di confine che separa la magia divina da quella arcana. Hanno infatti a disposizione sia gli incantesimi da mago sia quelli da chierico, fatto che gli fa possedere un'ineguagliabile diversità di incantesimi. Cioè raga, non so se è chiaro, incantesimi arcani e divini per lo stesso personaggio. Saremo l'incantatore definitivo. Iniziamo! Partiamo dalla scelta della classe, che è quella che ci definirà maggiormente. Infatti ottenere il nostro obiettivo non è per nulla semplice. Per fortuna abbiamo a disposizione lo stregone anima divina presente nel manuale di Xanathar. Il privilegio che stavamo cercando lo otteniamo appena prendiamo questa sottoclasse e già dal nome capiamo che è quello perfetto per noi. Magia divina infatti ci permette di scegliere i nostri incantesimi sia dalla lista del chierico sia dalla lista dello stregone. Raga, grazie a questo beneficio diventiamo unici. In un turno potremo aver bisogno di fare danni e quindi dai e con palla di fuoco. Nel successivo c'è bisogno di curare e allora castiamo parola guaritrice. Siamo l'incantatore definitivo. Tra l'altro i benefici di questo primo privilegio non sono mica finiti qui. Infatti dopo aver scelto un'affinità per il nostro potere divino, impariamo un incantesimo aggiuntivo che non conta al fine di determinare il numero degli incantesimi da stregone che conosciamo. Quest'ultima specifica è molto importante, dato che lo stregone ha un numero di incantesimi conosciuti limitato, quindi anche se possiamo prenderli dalla sua lista e da quella del chierico, dobbiamo fare una bella selezione. Quindi i privilegi che ci permettono di conoscere incantesimi addizionali ci fanno molto comodo. E su questo punto ci torniamo anche più avanti, perché ricordate, con questa build avrete l'incantatore definitivo. I restanti privilegi della sottoclasse ci permettono di approfondire il nostro legame col divino, per non sentirci di normali stregoni e quindi di normali incantatori arcani. Lo scelto degli Zed ad esempio ci permette, una volta per riposo breve, di aggiungere 2 di 4 al nostro tiro salvezza fallito o al nostro tiro per colpire mancato, dandoci la possibilità di trasformare un fallimento in un successo. Questo privilegio è tra l'altro molto forte, poiché è utilizzabile senza sprecare alcuna azione e possiamo prima sapere se abbiamo fallito e dopo possiamo decidere se utilizzarlo o meno. Veramente top! Guarigione potenziata invece ci permette, ogni volta che noi o un nostro alleato è intorno a 1,5 metri da noi, tira i dadi per curare con un incantesimo, di spendere un punto stregoneria per ripetere il tiro di un qualsiasi numero di quei dadi. Viene specificato che questo privilegio è utilizzabile solo una volta per turno, però è figo che non abbia un numero massimo di dadi che possiamo far ritirare, al contrario ad esempio di incantesimo potenziato. Abbiamo poi ali ultraterrene, che come suggerisce il nome, ci permette di farci crescere delle ali spettrali che ci concedono una velocità di volare pari a 9 metri. Veramente figo, oltre che super utile, dato che possiamo tenere queste ali per un periodo di tempo illimitato. Concludiamo i privilegi della sottoclasse con recupero ultraterreno, per una volta al giorno ci rende in grado, tramite un'azione bonus e quando abbiamo meno della metà dei nostri punti ferita, di recuperare la metà della nostra vita. Insomma, recuperiamo un botto di danni e lo facciamo con una semplice azione bonus. E qui la situazione cambia. Passiamo ora alla scelta della razza. L'obiettivo principale è quello di espandere la lista dei nostri incantesimi disponibili, sia in termini di incantesimi conosciuti, sia in termini di slot disponibili. Ed è per questo che ho scelto lo gnomo delle profondità, presente nei manuali, supplemento per il giocatore del male elementale e i mostri del multiverso. Esso può lanciare gli incantesimi camuffare se stesso e anti-individuazione gratis per una volta al giorno e poi li può utilizzare ancora usando uno dei nostri slot incantesimo. Tra l'altro la caratteristica associata ad essi può anche essere carisma, come è normale per gli stregoni. E non solo raga, abbiamo 2 incantesimi conosciuti extra e 2 slot in più per utilizzarli, ma anti-individuazione non è normalmente presente nella lista del chierico e dello stregone, quindi è solo grazie alla scelta di questa razza che possiamo utilizzarlo. Veramente top! Tra l'altro questa razza ha la scura visione, che ci permette di non imparare l'apposito incantesimo per vederci al buio e quindi ecco un altro incantesimo in meno da imparare e da utilizzare tramite i nostri limitati slot. Inoltre lo gnomo delle profondità è resistente agli incantesimi. Ha infatti vantaggio ai tiri salvezza su intelligenza, saggezza e carisma causati dalle magie. Privilegio decisamente appropriato per chi, come noi, è l'incantatore definitivo. Infine, l'ultimo privilegio di razza che otteniamo ci permette, per un numero di volte al giorno pari al nostro bonus di competenza, di avere vantaggio alle prove di furtività.
Questa nostra scaltrezza la potremo collegare al fatto che i teurghi mistici sono sempre in cerca di potenti oggetti magici e magari cerchiamo di ottenerli in modi non proprio leciti. Per quanto riguarda i talenti, seguiamo lo stesso principio della razza, ossia cerchiamo qualcosa che ci permetta di avere più incantesimi conosciuti e che magari non ci faccia consumare slot per utilizzarli. Ma esisterà? È certo che esiste! È l'ottimo incantatore rituale presente nel manuale del giocatore. Come suggerisce il nome, ci permette di lanciare incantesimi rituali, il che è ottimo per noi, dato che oltre a farci imparare incantesimi extra, ci permette anche di utilizzarli senza sprecare slot incantesimo. La classe da cui attingere per la lista dei rituali disponibili, che io vi consiglio, è quella del mago. Innanzitutto perché è quella che ne ha di più, poi perché ha quelli più forti e infine perché ne ha molti che non compaiono nella lista di chierici e stregoni e quindi avremo accesso ad incantesimi che non avremmo mai potuto imparare senza questo talento. Vi specifico che il prerequisito del talento sarà per noi quello di avere intelligenza pari a 13. Tra poco, quando parleremo di caratteristiche, vi spiegherò come incastrare il tutto. D'accordo! Passiamo ora alla scelta del background. Qua mi è venuto subito in mente di scegliere l'accolito presente nel manuale del giocatore, in modo da saldare il nostro legame col divino, anche perché è in linea con il concept dei teurghi mistici l'adorare una divinità. Poi come abilità l'accolito ci fa ottenere religione, che se unita ad arcano che possiamo prendere come abilità di classe, ci fa diventare super competenti in ogni ambito magico. Come ulteriore abilità da prendere grazie allo stregone, vi consiglio intuizione, che duplicandosi con la medesima competenza ottenuta tramite il background dell'accolito, ci permette di scegliere un'altra abilità, con cui a questo punto selezionerei furtività, per quello che ci siamo detti durante la selezione della razza. Oh my god! Concludiamo parlando di caratteristiche. Come immagino saprete, quella più importante per noi è carisma, che alimenta i nostri superbi incantesimi. Poi abbiamo costituzione, perché anche se siamo l'incantatore definitivo, la vita ce la dobbiamo tenere stretta. Di seguito destrezza, che ci permette di difenderci al meglio, iniziare prima in combattimento e alimenta le nostre abilità furtive. Ma intelligenza ci serve almeno pari a 13 per utilizzare il talento incantatore rituale, quindi se seguendo quest'ordine avrete un valore inferiore, vi consiglio di invertire come priorità destrezza e intelligenza, anche perché comunque quest'ultima serve anche per l'abilità religione e arcana. In ogni caso poi abbiamo saggezza, che è utile per l'abilità intuizione, e infine abbiamo forza, che come ogni vero incantatore non serve una mazza. E questa era la build del teurgo mistico. Se vi è piaciuta, mettete un like al video e condividetelo con i vostri amici, così mi aiutate a crescere. Se poi vi iscrivete al canale, non vi perdete i miei nuovi video a tema D&D. Alla prossima settimana!